oggi sfumiamo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi impareremo a sfumare sia da bagnato su asciutto che da bagnato su bagnato. Sono due metodi di sfumatura completamente diversi, interessantissimo a mio modo di vedere, e anche molto 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 più bello quello da bagnato su asciutto. Ditemi voi quale preferite, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a impararli. Oggi vedremo come creare delle campiture uniche sia con la tecnica del bagnato su asciutto che con la tecnica dell'asciutto su bagnato. Innanzitutto, per le grandi campiture importanti sono i pennelli. Impossibile fare una campitura uniforme con dei pennelli troppo piccoli. Quindi se utilizzaste un 8, ma ancora peggio un 6, vi verrebbe una campitura tutta striata. Invece per le campiture larghette e uniche usate o un pennello piatto o un pennello a punta tonda, comunque di grossa punta, quindi una 12 andrà più che bene. Mi raccomando, l'acqua sempre pulita e sempre a portata di pennello, e sempre con voi per ogni emergenza una pezzetta su cui asciugare l'eccesso d'acqua del pennello. Preparatevi il colore, io qui sto usando il Tintoretto nella graduazione 21 blu oltremare a tubetto. Facciamo appunto la nostra campitura bagnato su asciutto. Stendete il colore e fatelo asciugare senza toccarlo oltre. Se invece vorrete fare un bagnato su bagnato, basterà stendere un po' d'acqua sulla vostra carta, così, e lasciare riposare una ventina di secondi in modo che lei assorba l'acqua un po'. Dopodiché anche qui passare prima in un verso, poi nell'altro. Basta lasciare asciugare senza la frenesia di rimettere le mani su, perché quando vedrete queste macchioline che si formeranno sarà inevitabile la voglia di rimaneggiare. Invece no, va fatto asciugare così. Fatto questo, passiamo invece a un secondo step del corso, cioè la gradazione di colore. La gradazione di colore bagnato su asciutto e la gradazione di colore bagnato su bagnato. Passiamo alla gradazione di colore bagnato su asciutto. Allora, per fare le sfumature, quindi per immettere le sfumature di colore all'interno di un supporto, ci sono tre tecniche. C'è la tecnica per sovrapposizione, la tecnica per diluizione e la tecnica per compensazione. Che parole difficili per fare tre fesserie, vedrete quanto è semplice. No. Ok, cominciamo con la tecnica per sovrapposizione. Faccio una prima passata uniforme e faccio asciugare. Ok? Mentre il tutto asciuga e senza muovere troppo il supporto, vi faccio vedere come nei due primi quadratini, quelli a campitura unica, quindi senza gradazione, il bagnato su asciutto si stia asciugando prima del bagnato sul bagnato, perché c'è la metà dell'umidità. In secondo luogo, poi, vedete come la materia qui si espande, dando questo tono un po' sfumato all'acquarello, mentre qui risulta molto netto e nitido. Quindi la differenza tra le due tecniche si può dire soprattutto questa, nella resa finale: una resa più decisa, quella del bagnato su asciutto, una resa più sognata, più diluita appunto, più sfumata, quella del bagnato su bagnato. Ma noi torniamo alla nostra sfumatura per sovrapposizione.
Abbiamo fatto questo, adesso facciamo il secondo step. Con lo stesso colore di prima, esattamente lo stesso colore, andiamo su quello che avevamo fatto, non ricoprendo tutta la superficie, ma partendo dall'alto e arrivando qui, quasi a tre quarti del lavoro, e lasciamo che si asciughi. Quando il secondo strato è asciutto, riprendiamo il nostro pennello e ripassiamone una terza mano, arrivando un po' più su del precedente. E così via via fino ad intensificare sempre di più. Partendo da una base più chiara potreste aggiungere fino a un tono medio, questo dipende appunto da voi. Lasciate asciugare e proseguite così per sovrapposizioni. Nel frattempo io vado a fare il secondo, che è appunto il metodo per diluizione. Preparerò un'altra vaschetta, perché adesso capirete il perché, e preparo un bel colore, ma do solamente la prima strisciata, così. Quindi bagno il pennello e con un cucchiaino di acqua allungo il colore e mescolo. Quindi allungo, pulisco il pennello, cucchiaino di acqua, verso, diluisco il colore e allungo per diluizione. Quindi un colore più concentrato che via via diviene meno concentrato diluendo il colore di base. E adesso proseguiamo nel terzo modo, quello per compensazione di colore, dove fondamentale è la pezzuola, giocherà un ruolo molto molto importante. Allora, preparato il nostro blu oltremare e cominciamo a dare un passaggio di colore. Arrivati a questo punto, sciacquiamo il nostro pennello, prendiamo la nostra pezzuola e scarichiamo il pennello dell'eccesso, quindi lasciamo un mezzo centimetro tra la parte colorata e quella no, e torniamo indietro con movimenti a zig zag a raccogliere proprio il colore e a scenderlo verso il basso. Fatto questo, ribagniamo il pennello, riasciughiamolo dell'eccesso e ricominciamo a fare la stessa cosa, portandolo sempre più verso il basso. Come vedete, si viene a formare questa gradazione, questo degradare naturale del colore, che rimarrà anche da asciutto e che vi farò vedere da asciutto. Adesso procediamo con la gradazione di colore bagnato su bagnato. Prepariamo una base ben bagnata, prepariamo il nostro colore ben diluito, immettiamolo copiosamente ed orientiamo verso il basso la nostra tavoletta. Quindi bene, queste le nostre tecniche di sfumatura, le campiture unitarie, mi raccomando pennelli grossi come avete visto, e scegliete quella che più si addice al vostro stile pittorico e all'opera che dovete fare. L'importante è sempre l'acqua che dovete mantenere pulita o del tono che dovete usare, questa è da cambiare per esempio, se volessi continuare a dipingere, esercitatevi, perché soprattutto è l'esercizio che rende migliore l'esecuzione. Tutte queste tecniche sono comunque passibili di miglioramento e di personalizzazione, passando sopra delle gradazioni di acqua per diluirle maggiormente o di colore per intensificarle, insomma non è il finito, poi su questo si può ancora continuare a lavorare, ma queste sono le tecniche di immissione. Ora vi lascio alle foto e noi ci rivediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Metodo che vi piace di più, mi raccomando, una cosa essenziale che deve avere ogni acquarellista è la propria pezzuola di fiducia.
Come la copertina di Linus, deve stare sempre con voi, pezzuola ben pulita e acqua sempre ben pulita. Non fate intorpidire l'acqua perché sennò i colori si spegneranno e il dipinto assumerà la connotazione triste di un pasticcio. Quindi spero che questo video vi sia utile e vi sia piaciuto. Lasciatemi un pollice in su, in questo caso ben acquarellato e ben sfumato, e soprattutto condividete il video e lasciatemi tanti commenti. Vi aspetto sempre su Facebook e sulla mia pagina Instagram, e vi aspetto sempre anche su Due Cuori Una Cappa, il link è qua sopra per iscrivermi, o venite a trovarmi sul mio secondo canale. Io, a me non rimane che mandarvi un grande bacio e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ma arrivederci.